Meghan Markle vuole risposte sul motivo per cui c'erano così tanti posti vuoti durante l'evento del principe Harry a New York, è stato affermato. Meghan Markle si è recata a New York con il principe Harry per il suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il duca di Sussex ha parlato dei pericoli del cambiamento climatico, della pandemia di coronavirus, dell'armamento di bugie e della disinformazione, della guerra in Ucraina e delle leggi sull'aborto negli Stati Uniti mentre celebrava la giornata internazionale di Nelson Mandela. Punto. L'esperto reale Neil Sean da allora ha affermato che l'accoglienza del discorso di Harry non è stata bella, parlando sul suo canale YouTube, Sean ha affermato, deve essere stato molto difficile per Harry. Sembrava una specie di pantomime britannica che non era esaurita. Tutti quei posti vuoti non sono mai belli. Secondo le Nazioni Unite non è stato molto pubblicizzato. Spazzatura. Questo è stato messo nei media di tutto il mondo. Tutti l'avrebbero saputo, quindi qual era il problema particolare? Meghan vuole risposte, naturalmente perché hanno fatto quel grande sforzo per venire dalla California per trascorrere del tempo a New York e quando sono arrivati, non c'era l'accoglienza che entrambi si aspettavano. Puoi capire che hanno fatto tutte quelle miglia per farlo. Arriva come il corrispondente reale Peter Ford ha spiegato da allora che è contro il protocollo reale che qualsiasi membro della famiglia condivida la propria opinione sulla politica, ha aggiunto che Harry dovrebbe restituire il suo titolo se desidera vivere come una celebrità invece che come un reale. Parlando al The Morning Show, il signor Ford ha detto, si è smarrito in aree in cui non ti è permesso allontanarti mentre detieni un titolo reale. Sarà sempre il principe Harry, nessuno può toglierglielo ma non sarà sempre il duca. Lo ottiene, ma per qualche motivo ha scelto di rispettarlo.